Buongiorno ragazzi, sono Gilbe. Prima di iniziare però vi ricordo che attualmente trovate il video sul canale di Darko dove parla di Tesla. Io oggi parlerò di NIO, è un video in collaborazione con lui, quindi passate, magari lasciate anche un commento su cosa, in cui spiegate cosa ne pensate di Tesla e NIO. Prima di iniziare col video vi ricordo anche chi sono io. Io sono un ragazzo di 22 anni che studia economia e commercio all'università e è socio di una società di consulenza e contabilità per le aziende. Detto questo, partiamo subito col spiegare cos'è NIO. NIO è considerata da tantissimi la Tesla cinese. A mio avviso non può meritarsi questo appellativo, diciamo che è un po' forzato, semplicemente perché hanno due business model completamente differenti, a mio modo di vedere. Facciamo una piccola breve cronistoria di NIO. NIO è fondata nel 2014 da William Li, che è l'attuale CEO, ovvero l'amministratore delegato di NIO, è proprietario, mi pare, se non ricordo male, al 10% della società. Andiamo a controllare subito, così evitiamo di dire castronerie. Sì, ha l'11% delle azioni della società. Se non ricordo male, nel 2019 si trova a fronteggiare una grave mancanza di liquidità. Infatti, le azioni, a partire dall'IPO del 2018 a circa 9,90 dollari, si trovano ad arrivare a un valore di circa 1,50 dollari per azione. Questo perché? Perché la situazione debitoria è arrivata ad un livello di non sostenibilità. Infatti, come possiamo vedere, il cash della società passò da 1 miliardo nel 2018 a circa 150 milioni. E come potete vedere, i debiti a breve passarono ovviamente da 301 a 267 milioni, che però rimasero 267 milioni, e i long term debt passarono da 170 milioni a 1 miliardo di dollari. Come potete vedere, infatti, nel 2019 si passò a avere appunto un cash di 150 milioni e un totale di debito di circa 1,5 miliardi di dollari, e non era per nulla sostenibile. Il fatto di avere un decimo dei debiti in liquidità è troppo troppo basso. Infatti, come vi dicevo, le azioni crollarono a un valore di 1,50 dollari per azione. Poi William Lee decise di cercare di svoltare la società. Infatti creò una nuova società con sede a Shanghai, la chiamò NIO China. E per cercare nuovi investitori si rivolse ovviamente agli istituti bancari che detengono attualmente anche parte della società, ma si rivolse anche a colossi come Tencent, come possiamo vedere qua. Andiamo su Wikipedia, possiamo vedere come società del calibro di Tencent, Baidu, Lenovo e TPG hanno deciso di svoltare il futuro di NIO investendoci sopra. Detto questo, però, io voglio farvi vedere quella che è la situazione attuale dello stato patrimoniale di NIO, perché è quello che ci interessa. Dopo l'ingresso di player di quel calibro, possiamo vedere come la situazione è migliorata di molto. Infatti, nell'ultimo trimestre possiamo vedere come la liquidità è aumentata a 1 miliardo di dollari e possiamo vedere come i debiti siano di circa 712 milioni a breve e un debito a lungo di 1,1 miliardi. Questo cosa vuol dire? Che abbiamo una situazione di circa 2 miliardi di dollari di debito e cash per circa 1 miliardo e mezzo, che a mio avviso a ritmi di crescita così elevati è molto molto più sostenibile rispetto a quella che era la situazione precedente. Poi ad agosto NIO, a mio avviso, ha fatto una mossa molto intelligente che è stata effettuata anche da Tesla, ovvero vendere pro azioni proprie per cercare altra liquidità. Infatti, come possiamo vedere, NIO a fine agosto ha deciso di vendere all'incirca 88 milioni di ADR a 17 dollari per azione. Questo cosa vuol dire? Che ha raccimolato all'incirca un altro miliardo di dollari e in quel momento lì aveva circa una capitalizzazione di 20 miliardi. Infatti, le azioni che avevamo noi sono state diluite di circa un 5%, che
sono stato disposto di gran lunga a perdere appunto in diluizione perché le azioni ovviamente valevano di meno, essendo che ci sono state aumentate in quantità le azioni disponibili sul mercato, e quindi legge della domanda e dell'offerta: più azioni ci sono, meno valgono, meno azioni ci sono, più valgono. E sono stato molto felice di diluire le mie azioni di un 5% per aumentare la liquidità di NIO di circa 1 miliardo di dollari. Questo cosa permette? Questo permette infatti di avere una situazione dello stato patrimoniale molto migliore, e lo potremo andare a vedere nel terzo trimestre del 2020, che uscirà, se non ricordo male, tra circa un mesetto. Detto questo però andiamo a vedere qual è, secondo me, la sostanziale differenza che c'è tra il modello di business di Tesla e quello di NIO. A mio avviso, una differenza sostanziale è il fatto che NIO si basa su un modello di business che è quello della battery as a service, ovvero che voi diventerete i proprietari dell'autovettura, ma non diventerete i proprietari della batteria. La batteria la noleggerete, e questo sostanzialmente funziona che ogni volta che voi andrete a ricaricare la macchina dentro questi loculi qua, adesso non so quanto lo vedrete grande, però sono delle strutture molto simili a questa, dove voi metterete la macchina all'interno e in 3 minuti, 3 minuti, NIO vi sostituirà la batteria, ovviamente mettendovene una carica. Uno dei vantaggi del Battery as a Service è che vi permette di risparmiare molto, circa un 15-20% del costo della vettura, perché appunto è la percentuale di costo della batteria all'interno del costo della produzione dell'autovettura completa, e quindi vi permette di utilizzare prezzi molto più accessibili al grande pubblico. Sostanzialmente perché supponiamo che voi ci sono Tesla e NIO che vendono la macchina a, supponiamo, 50.000 dollari entrambe. Però NIO la batteria ve la noleggia e quindi vi dice: io ti permetto di comprare la macchina a, mettiamo, 35.000 euro, e la batteria te la noleggio ad un canone mensile che è molto più basso. E tu la batteria, una volta che la macchina ti dice che è scarica, ti porterà in automatico in uno di questi loculi qua, dove verrà messa all'interno e ti permetterà, appunto, tramite il battery swap, che vi faccio vedere in questo video qua, vi trovo il video dove lo fanno vedere, che è questo qua. Praticamente, come vedete, voi entrate dentro con la macchina e in pratica hanno creato questo meccanismo che vi toglie la batteria e ve ne inserisce una carica, e in tutto questo in 3 minuti, che a mio avviso può considerarsi di gran lunga un metodo più efficace e veloce rispetto al supercharger di Tesla. Un altro fattore che mi ha fatto investire in Tesla è il fatto che il design, secondo me, è molto occidentale. Al contrario di tantissime macchine cinesi, giapponesi, comunque asiatiche in generale, il design di NIO è molto, molto, molto occidentale. Questo gli permetterà, appunto, nel 2021, stando a le ultime dichiarazioni del CEO, di entrare nel mercato europeo, perché sì, attualmente NIO vende solo in Cina, vende molto in Cina, però vende solo lì attualmente. L'unica cosa che non mi fa impazzire di NIO è questo qua, il loro assistente vocale, che secondo me si fa molto capire che è una cosa cinese. Se questo assistente vocale lo facessi un po' esteticamente più bello, secondo me rafforzerebbe molto l'estetica della macchina. Però, come potete vedere, a mio avviso le macchine di NIO siano molto molto belle, e secondo me ovviamente in una macchina il design deve essere la parte principale. Anche esteticamente, da fuori, io le reputo molto molto belle. Non sono un intenditore di macchine, però ho provato tantissime macchine in vita mia, e NIO esteticamente mi piace, c'è poco da fare, ha un design occidentale, secondo me. Un altro servizio che offre NIO è appunto NIO Power, che vi permette, nel momento in cui vi ritrovate in un posto dove non ci sono stazioni di ricarica vicine a te, e siete, che ne so, in montagna e vi si scarica la batteria, potete chiamare appunto NIO Power, e circa
150 dollari. Ovunque vi troverete in circa un'oretta, vi verranno con questo furgoncino qua, vi verranno a caricare la macchina ovunque vi troviate. E secondo me è un servizio molto 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 interessante. E infatti da tenere d'occhio. NIO poi sta investendo molto tramite autopilot, come potete vedere qua. Attualmente io la reputo diversi scalini sotto Tesla per quanto riguarda l'autopilota, però sono sicuro anche al 100% che lo standard che ha nell'autopilot NIO attualmente sia molto più alto rispetto all'autopilot che aveva Tesla circa 4-5 anni fa, all'incirca quando Tesla era grossa come NIO. Quindi questo mi fa ben sperare. Andiamo a vedere l'ultimo update che hanno postato nelle storie NIO. Ovvero quello riguardante il totale delle macchine, delle auto vendute in Cina nel settembre del 2020. E questo secondo me ci fa capire, già solo il grafico vi fa capire qual è l'andazzo. Adesso non so se sia una parola che dice in tutta Italia, però l'andazzo sarebbe l'andamento delle vendite in Cina, dove possiamo vedere come a settembre del 2020 c'è stato un incremento del 110% delle vendite rispetto al settembre dell'anno prima. Le vendite di NIO in Cina sono all'apice, ovviamente, rispetto ai mesi precedenti. Come possiamo vedere, ha venduto 4.700 veicoli in un solo mese e nel totale del Q3 ha venduto 12.000 veicoli. Io attualmente sto guadagnando circa il 400% su NIO, ma non ho assolutamente intenzione di vendere. Questo perché? Perché NIO, per quanto mi riguarda, deve rimanere una scommessa. Non, a mio avviso, poi sono mie opinioni personali, non deve mai, dico mai, superare il 2-3% del portafoglio dell'investitore. Questo perché? Perché rimane e deve rimanere una scommessa sul futuro. Io personalmente ho un circa 5-10% del mio portafoglio attualmente investito in tre scommesse che sono Delta Airlines, Carnival e NIO. Tutto il resto, il 95%, lo dedico a investimenti non sicuri, perché sicuro nella vita non c'è niente, c'è solo la morte, però in investimenti, ad esempio, Apple, Google, Amazon, Coca-Cola, tantissime società che hanno una stabilità molto maggiore rispetto a società come NIO. Detto questo, voglio farvi vedere quelle che sono un po' le macchine, ovvero la linea di produzione di NIO. Come possiamo vedere, abbiamo le S6. Io devo essere sincero, le macchine di NIO esteticamente mi piacciono molto, c'è poco da fare. Andiamo a vedercele tutte e quattro. Questa qua, vabbè, è la supercar che attualmente si può utilizzare solo nelle piste, infatti non è omologata per l'utilizzo stradale, però è veramente esteticamente stupenda, stupenda. Ed è riuscita a fare il record in pista in diversi circuiti di Formula 1. Le C6, che è un SUV che a me particolarmente piace esteticamente. Un'altra macchina, un altro SUV, ovvero il NIO ES8, che anche questo mi piace molto esteticamente. Una cosa che mi fa impazzire di NIO è il logo. A me piace tantissimo. Non so se è solamente una mia opinione, ma a me fa impazzire il logo. Soprattutto vederlo in una macchina, non so, a me piace veramente tanto. Però magari è solamente una mia opinione. Quindi non posso essere del tutto oggettivo, quindi prego, non posso esserlo. E l'ultima macchina è le S6, che è un altro SUV. Un'altra cosa che mi fa impazzire di NIO è che le autonomie, perché uno dei problemi delle macchine elettriche appunto è l'autonomia della macchina. Io personalmente che ho una macchina a metano, anche della Lancia, ovvero la Lancia Y a metano, e mi dà veramente troppo fastidio il fatto di dover fare il pieno circa ogni 250 km, che lo reputo molto molto poco. Le macchine di NIO hanno un'autonomia di circa 550 km, che è giusto secondo me.
è un giusto compromesso. L'ultima cosa che voglio farvi vedere è NIO Ivy. Questa non è una macchina attualmente in commercio, è solo un concept. Infatti viene chiamata Vision Car, e ovvero qual è la vision della macchina ideale di NIO, ovvero una macchina che vi permetterà di fare tutto quello che vorrete in macchina perché sarà guidata in modo autonomo, addirittura senza volante. Il concept della macchina di NIO sarà una macchina che tramite la propria intelligenza si connetterà alle altre auto, immagino e presumo tramite le 5G. All'interno della macchina porterete, come vi faccio vedere qua se riesco, come potete vedere all'interno della macchina, questo qua ovviamente è un video promozionale, lo trovate su YouTube, cercate NIO Ivy. Però secondo me è un video che va visto se volete, se avete intenzione di investire in NIO. Qua, ovviamente questo qua è un concept, quindi non possiamo basarci su cose concrete, reali, però il concept a me personalmente fa impazzire. Io sono sicuro al 100% che il futuro saranno macchine del genere, saranno di Tesla, saranno di NIO, non lo so. Spero che comunque il mercato ci porterà auto del genere, cioè a guida completamente autonoma e vi permetteranno di sfruttare il tempo che prima perdevate a guidare, vi permetterà di sfruttarlo in altro modo, quindi magari leggere in macchina, studiare in macchina, informarvi in macchina, dormire in macchina, perché infatti tramite semplicemente l'applicazione di NIO potrete cliccare un tasto e il sedile si abbasserà in automatico e vi permetterà di dormire godendovi il cielo stellato. Detto questo, io penso che attualmente non ci sia paragone tra NIO e Tesla in una cosa, nel brand. Tesla attualmente ha un brand potentissimo. Io personalmente dovessi scegliere una macchina per il mio futuro, sceglierò Tesla. Mi fa impazzire Tesla. Infatti ho deciso di investire sia in NIO ma anche in Tesla. È una cosa che voglio consigliare magari a quelli un po' più grandi, ed è: imparate dalle abitudini e dai pensieri dei più giovani. Perché? Perché i giovani sono i compratori del futuro. Io sento, anche grazie ai miei amici, anche ai miei coetanei, che la Tesla viene considerata un po' come probabilmente ai nostri genitori. I nostri genitori consideravano magari la Ferrari, un Lamborghini, non so, un luxury brand che permetterà secondo me un vantaggio competitivo a Tesla in futuro. Adesso io non so purtroppo quale sia la situazione del brand idol di NIO in China. Magari in Cina NIO viene considerata un po' come io o gli americani considerano la Tesla. Io purtroppo questo non lo posso sapere perché sono gli usi e i pensieri dei cinesi. Io purtroppo non posso saperlo. Però sono convinto che un design così occidentale su una macchina cinese possa essere un connubio che si sposerà bene in futuro, e lo scopriremo purtroppo solo nel 2021, perché NIO, come potete leggere qua, inizierà a vendere auto marchiate NIO nel 2021. Probabilmente si partirà dalla Germania. Sono molto curioso di vedere NIO cosa si inventerà per entrare nel mercato occidentale. Detto questo, vi ricordo di passare dal video di Darko. E raga, spero che questo video, un po' introduttivo perché non è un video completo, lo so, però deve essere un video introduttivo. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commento e ci vediamo al prossimo video.